innanzitutto grazie. Grazie veramente per questo invito. Lo raccontavo quando stavo entrando al Politecnico. Io ho fatto il Politecnico e per N motivi da quel momento non ho più messo piede al Poli. Ragazzi, mi tremano le gambe, ve lo assicuro. E mentre venivo qui mi stavo chiedendo, ma perché? Perché il nome Top Experience secondo me richiama quello che voi state facendo. Secondo me la più grande e più importante esperienza che state facendo è quella che state facendo voi qua, in queste aule, in questi anni che trascorrerete, fatene tesoro. Vi racconterò un po' chi siamo, cosa stiamo facendo e soprattutto come stiamo vivendo questo momento di forte cambiamento. Per farvi capire che quello che a volte voi provate, incertezza, non è che quando poi uscirete di qua con una laurea in mano sarà tutto chiaro. Nella vita ci sarà sempre incertezza, ma dipende da come la vorrete vivere. Spesso ci dimentichiamo che quello che noi oggi diamo per assodato, anche in meccanica, sono stati momenti di innovazione, di breakthrough, di gente che in un certo momento della loro vita lavorativa ha pensato che si poteva fare e si potevano fare delle cose diverse. E l'anno scorso abbiamo lanciato il primo motore gas con le stesse performance di un motore diesel. Anche in questo caso poteva essere pensato come un qualche cosa di impossibile. Questo motore è stato apprezzato dalle giurie internazionali per essere addirittura più brillante e manovrabile, flessibile, scattante e piacevole da guidare rispetto ad un diesel. Immaginatevi quanta passione, quanta voglia di conoscere e di scoprire cose diverse, perché è vero che un motore è sempre un motore, ma un motore applicato ad una vendemmiatrice piuttosto che a quella scialuppa di salvataggio è sempre un motore, è sempre un'applicazione, ma vi assicuro che entrare in quei mondi è assolutamente diverso. La maggior parte dei motori sono motori diesel. Vi ho già detto che abbiamo investito molto anche sul motore a gas, ma sono motori diesel. Il mondo della meccanica, il mondo della propulsione sta cambiando. Sta cambiando perché sta cambiando il mondo in cui viviamo. Quando io ho preso questo ruolo, io sono responsabile di powertrain da giugno del 2015. Sapevo che c'erano delle sfide, ma mai come quando 3 mesi dopo è scoppiato il Dieselgate. E quindi torno al discorso che avevo fatto all'inizio. Ragazzi, certezze non esistono. Sai, quando entri al mattino in ufficio, poi che cosa capita durante il giorno lo scopri alla sera. Ma non perché fossimo preoccupati dei nostri motori, ma eravamo preoccupati perché c'era una tale non comunicazione, una tale ignoranza intorno a determinate tematiche che rischiava di compromettere tutto quello che avete visto. Forse questo ci ha aiutato a capire che il mondo stava cambiando e che se noi volevamo cambiare e continuare a essere in quella graduatoria che avete visto prima, se non addirittura il numero uno, dovevamo iniziare a cambiare anche noi. L'opinione pubblica era cambiata totalmente. Prima il diesel era un qualche cosa che piaceva, anzi sembrava quasi più pulito del benzina, a un certo punto è diventato peggio del diavolo. Si è iniziato a parlare di EGR. Io andavo dal panettiere e mi chiedevano cosa fosse l'EGR. Eppure questa non cultura ha portato delle trasformazioni importantissime su quello che sono state le decisioni governative, a livello locale ma a livello mondiale, e soprattutto c'è stata un'accelerazione su tutto quello che era l'alternative fuel, che sembrava essere di punto in bianco alla portata di tutti e molto più facile da implementare a livello industriale. Non è ancora così, però questo non vuol dire che non dobbiamo sottovalutare dei segnali che adesso stanno diventando molto molto più forti. Tutto il mondo sta convertendo verso dei livelli normativi assolutamente restringenti. Un mercato che per noi prima era l'Europa, il Latin America in parte e il Nord America, adesso si sta allargando, perché noi che abbiamo già tecnologia matura possiamo pensare ad un diesel che si espande su dei mercati su cui noi prima non c'eravamo, perché abbiamo detto no, vogliamo sfruttare questo momento di incertezza, questo momento di perturbativa, per capire effettivamente che cosa possiamo fare di diverso per trasformarci noi
e fare in modo che i nostri prodotti e la nostra società diventi ancora più competitiva sui mercati. Però bisogna anche essere molto con i piedi per terra. Il mondo così come noi oggi lo conosciamo è fatto per dei motori a combustione interna. E seconda cosa, non dimentichiamoci che non a caso nel mondo dei diesel pesanti, il diesel a livello di efficienza e di performance è ancora quello che ha il rendimento superiore. Oggi pensate che ovviamente quello che vi sto raccontando, ragazzi, è più vero nel nostro mondo, quindi nel mondo dei pesanti, dei veicoli commerciali, nel mondo dell'off-road. Prima di avere la morte del diesel forse c'è più una trasformazione e noi vogliamo fare in modo di essere parte di questa trasformazione e di una transizione. Abbiamo pensato a quello che sappiamo fare, ossia di rivolgerci al gas. Il gas siamo assolutamente convinti che sia il mezzo più efficace, più veloce e più immediato, non parliamo di un futuro di 10 anni, ma quello che è già possibile commercializzare, per abbattere fortemente la CO2. E poi, perché come vi dicevo prima, è quello che più facilmente si presta ad essere friendly per il consumatore. Al posto di fare diesel, faccio gas, banalmente, ma il suo mondo non cambia. Non cambia nella misura in cui gli diamo la possibilità di avere le stesse performance. L'anno scorso abbiamo lanciato il Cursor 13, in assoluto a livello mondiale, il motore più potente della sua categoria, a gas. Il C9 ha la stessa potenza e torque di quanto possa essere un motore diesel, con le stesse performance e le brillantezze di un diesel, ma con dei benefici che sono assolutamente tangibili. Ma sul diesel si può ancora fare tanto. Ed ecco che noi continuiamo ad investire a livello di ricerca, quindi la ricerca non è morta, anzi, ma dobbiamo spingersi oltre a quello che storicamente era considerate alcune aree di maturità, come si usa dire, e con il Politecnico di Torino stiamo portando avanti dei progetti di sviluppo e di innovazione proprio per cercare di andare un po' oltre quello che è il nostro modo di pensare. Sicuramente dobbiamo allargare lo scopo. Voi se pensate a un'azienda che fa motori, trasmissioni, assali, pensate, cercano solo ingegneri meccanici. Sbagliato. E la cosa più importante è capire che magari non basta più il super esperto della combustione che lavora sul pistone e basta, ma serve vicino a lui un collega che abbia delle competenze diverse. Ma dietro a tutto c'è la telematica. I nostri clienti sono clienti esigenti, a volte più esigenti di quelli delle macchine. Perché? Perché usano questi mezzi per lavorare. E per lavorare hanno bisogno di avere mezzi sempre più efficienti. Pensate a quanta elettronica, quanta telematica, quanta diagnostica noi dobbiamo ormai necessariamente fornire per fare in modo che in ogni momento io sappia esattamente il mio motore dov'è, come funziona, se ha dei problemi. Se avesse dei problemi mi manda un segnale, arriva alla centrale, gli do un immediato servizio e nello stesso modo vado a dirgli come intervenire. E l'ultima parolina magica è il servizio. Pensate voi quando andate a comprare un telefonino. Chiunque di noi abbia già comprato un iPhone lo compra non tanto per l'oggettino che è bellissimo, ma per tutto quel mondo che c'è dietro. Noi dobbiamo portare in questo mondo quel concetto lì. Creare dei bisogni e un servizio che il cliente si senta protetto, coccolato in qualsiasi momento. Avevamo iniziato dicendo che c'erano dei nuvoloni neri. In un'ottica in cui riesci a vedere al di là e inizi a pensare che se hai un problema probabilmente c'è una soluzione. C'è una soluzione che se tu riesci ad essere sul mercato prima di un altro e più preparato con una soluzione efficace e sei credibile, a quel punto quel problema può diventare una grande opportunità. Vi auguro veramente di vedere questo percorso di studi che voi state facendo, di portarvi in questo zaino che vi state facendo tutto il bagaglio possibile e immaginabile, ma soprattutto di rimanere molto curiosi. Curiosi di farvi sempre delle domande, perché il mondo che vi aspetta fuori può essere con i nuvoloni neri, sempre, quello vi rassicuro, poi soprattutto se avrete la fortuna, e io vi dico la fortuna perché il mondo
dei motori è un mondo affascinante, ci sono sempre problemi. Però dei problemi si impara un sacco. Quando le cose vanno dritte, vi assicuro che vi dimenticate i successi velocemente. Quando vi scornate con un problema, vi assicuro che poi ve lo ricordate e da quel problema nascono delle opportunità. Dimenticatevi l'idea che finito di qua non si studia più. Tutti noi studiamo, continuazione, perché altrimenti sei fuori dal mondo e soprattutto non sei più in grado di capire che cosa il cliente, che poi è il mercato, sta chiedendo. Più abbiamo le basi solide su cui costruire, e qui voi ve le state facendo, ragazzi, e siete nel posto assolutamente più giusto per potervi costruire queste basi. Io sono un ingegnere gestionale. A noi piaceva definirci, che eravamo il primo corso vero di gestionali, gli ingegneri con l'anima. Però io a volte dico, siamo quegli ingegneri con l'anima che serve a dare un po' di fantasia, a dare questa capacità di leggere i segnali deboli. E questo nella vita vi assicuro che vi sarà sempre utile. E questa è un po' un pizzico di magia che ci vogliamo portare dentro per farvi capire che effettivamente anche in un momento, in un modo più scuro, in un momento che tutto sembra essere solido, che sembra essere statico, dietro c'è un mondo che pulsa di gente che ci crede, che vuole fare delle cose diverse e alla fine si diverte anche. E grazie veramente ancora, grazie. I have two young children, a boy and a girl. To them I'm an explorer, a wizard. Every morning as I leave the house, I go quietly so I don't wake them up. They imagine that I'm embarking on a new adventure every day, that I'm heading off to mysterious lands and unknown cities without any map. Just with a mission. My wife and I take care of our family no matter what. My son says that I help people, that I make things appear. With strength and power, I build new cities. What an imagination. My daughter worries about the weather. She knows that anything can happen, and that I even have to work through storms and ice, and that I have to get it done in time. She thinks I'm brave, trustworthy and efficient, and that I'm the best. I keep the air clean. My son says that it's thanks to my magic powers, and it's true. I help grown-ups. And children too. To my kids, I'm a hero. Sometimes I'm an explorer, at other times I'm a wizard. And even though I'm neither an explorer nor a wizard, at the end of the day, I always come home to my family. And I've achieved it all thanks to my magic powers.